L'autore è un operaio appunto del Cesenate, sostanzialmente aveva da poco attivato una relazione sentimentale con una donna di origine russa che viveva nella Perla Verde e in buona sostanza negli ultimi giorni c'erano stati alcuni litigi purtroppo legati ancora una volta a quella che è una matrice costante in questi episodi che è la gelosia. Sostanzialmente c'erano stati dei battibecchi non completamente superati dalla neocoppia, che hanno poi portato l'autore dell'efferato delitto, almeno il verosimile autore, alla sostanzialmente necessità di voler chiarire a tutti i costi la vicenda, fatto e circostanza che lo ha portato a recarsi da Cesena a Riccione e all'esito di questo mancato raggiungimento dell'obiettivo di chiarire, si è arrivati purtroppo a questo efferato delitto. Si è trattato in buona sostanza di un omicidio che ha portato a strangolare questa donna di origine sovietica e che sostanzialmente ha visto ancora una volta un grave fatto di reato in danno delle donne, che mi dà la stura in questa circostanza di ribadire ancora una volta a tutti i cittadini ed in modo particolare quelli di Riccione che ringrazio per la collaborazione che hanno voluto rendere nelle prime battute dell'attività investigativa e che ci ha consentito a meno di 24 ore di riuscire a fare piena luce sui fatti, di denunciare. Se dovessero esserci situazioni che turbano le normali dinamiche dei nuclei familiari piuttosto che di situazioni di natura sentimentale, è importante denunciare o anche, in virtù di tutta una serie di strumenti legislativi recentemente attivati, segnalare alle forze dell'ordine. Bisogna evitare a tutti i costi di arrivare a che situazioni del genere possano avere a ripetersi e cercare di rappresentarle per tempo alle forze dell'ordine per i provvedimenti del caso. Si può e si deve riuscire a debellare questo odioso fenomeno.